Grazie, credo che non è facile collegare il panel interessantissimo che abbiamo appena sentito sulle prospettive dell'Europa e del mondo e eh, diciamo, l'intervento che sta per cominciare, però credo che ci sia un elemento in comune che è il fattore umano, il fattore umano è quello che diciamo, guida le scelte strategiche del continente in cui viviamo, dei paesi in cui viviamo e il fattore umano è guidato dal cuore. E del cuore che verrà ci parla il professor Giorgio Molon, che invito sul palco. Buongiorno, professore. Buongiorno. Molto piacere e grazie di essere qua. Giorgio Molon è il direttore della cardiologia dell'Istituto Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. Negrare è partner della prima ora del Festival Futuro perché Negrar è uno di quegli esempi in cui Uh, fattore umano e tecnologia si sposano per il bene nostro, di noi pazienti. Quindi oggi parleremo di cuore con il professor Molon. Grazie per essere qua, a lei la parola, prego. Grazie per la presentazione, eh, buongiorno a tutti. Allora mi ripresento, sono il dottor Giulio Molon, eh, lavoro all'ospedale di Negrar, quando era ospedale dal, più di, da, quasi 20, da quasi 30 anni e negli ultimi anni è diventato anche istituto di ricerca a carattere scientifico e, e negli ultimi due anni sono anche diventato il direttore della cardiologia in cui lavoro. E, coniugare eh, medicina e futuro è un'impresa un abbastanza difficile perché Nessuno di noi eh, sa prevedere con esattezza cosa ci aspetterà nel futuro. Molte delle eh, più importanti scoperte della medicina sono state eh, scoperte appunto quasi per caso. Pensiamo, per esempio, all'epenicillina scoperta da Fleming, che fu scoperta perché dimenticò di pulire bene il suo laboratorio e partì per una breve vacanza al ritorno trovò queste, queste, questi aloni che stavano sulle culture e capì che lì i batteri non riuscivano a, a progredire, a svilupparsi e da lì nacque, da questa osservazione molto acuta, un po' casuale appunto, nacque la scoperta della, della penicillina. Quindi c'è sì molto impegno, molto programmazione, molta ricerca, ma ci vuole anche capacità di osservazione e talora anche un po' di fortuna, un po' di casualità. Le cose di cui vi parlerò, vi parlerò oggi sono cose attinenti ovviamente al, al mio campo, io mi occupo di cardiologia e prevalentemente il mio interesse più importante è quello delle aritmie. Sappiamo che quando il cuore batte molto lentamente abbiamo un'arma potente a disposizione che è il pacemaker, appunto. Quando il cuore batte lentamente, se non si interviene in maniera adeguata, il paziente, la persona può stare molto male e può anche morire. Però fino al 1958 il pacemaker non c'era. E quello che vedete appunto qui è stato il primo pacemaker che è stato impiantato in un uomo. Fu impiantato in questo, ing in questo ingegnere eh, svedese che si era ammalato per un'infiammazione del cuore, e tra le conseguenze di questa malattia ci fu appunto questo blocco, ossia questo rallentamento brusco del cuore. Questo rallentamento brusco del cuore <coughs> succedeva più volte durante la giornata il paziente doveva essere spesso rianimato, non si trovava una modalità per uscire da questa situazione tanto che il paziente ormai era stato come dire diagnosticato con una prognosi veramente infausta. Vedete che tra le cose un po' così anche particolari venivano usate terapie Veramente poco ortodosse, si usava anche come vedete, come ho scritto, whisky, caffeina, si erano provate tutte le strade, anche quelle veramente poco ortodosse. Sicuramente il whisky non avrà prodotto nessun effetto sul cuore se non quello di migliorare un po' eh, come dire, la sensazione di benessere del paziente e un po' anestetizzarlo. Ma sicuramente non era la via. Però già in quegli anni, negli anni 50, si era cominciato a pensare che il cuore poteva essere stimolato. Già negli anni 50, infatti, c'erano dei cardiochirurghi molto bravi che avevano cominciato a operare le cardiopatie congenite, cioè quei bambini che nascevano con malattie del cuore congenite. Si era visto che talora operando queste cardiopatie si risolveva il problema al cuore, ma tra le complicanze c'erano dei rallentamenti bruschi del cuore, tanto che un cardiochirurgo aveva pensato appunto di impiantare nel cuore di questi bambini dei fili, degli elettrodi, che poi esternamente passavano e venivano collegati alla corrente, alla presa di luce dell'ospedale. Vuoi però che, questo succedeva a Minneapolis, nel 1957 ci fu un blackout improvviso: la luce elettrica scomparve per tre ore e un bambino che era collegato a questa rete elettrica morì. Da lì l'idea fortissima di volere un pacemaker completamente indipendente con la batteria che potesse essere impiantato. E vedete che quindi questa idea si è, si è concretizzata nel 1958, quando questo ingegnere ebbe bisogno di un pacemaker. Fu la moglie che insistette in maniera importante con i medici per dire, impiantate un pacemaker, impiantate un pacemaker. I medici dicevano, sì, ci stiamo pensando, ma non ce l'abbiamo un pacemaker, e lo fecero. Vedete questa forma rotonda, questa forma di resina in cui stanno dentro i transistor e la batteria? Non è rotonda perché eh, era più ergonomica, più facile da impiantare, ma perché fu usata questa scatola di scarpe, che era rotonda appunto, per fondere dentro la resina. Quindi, anche qui, come vedete, grande ricerca, ma poi l'intuito umano di usare dei materiali particolari, come poteva essere anche questa, sicuramente poco ortodossa, una scatola di scarpe. Quindi la forma fu presa da questa, da questa scatola. Da allora le abbiamo fatta di strada. I pacemaker adesso, come vedete anche nella foto, sono impiantati nel torace, nella parte alta della spalla. Allora il primo pacemaker fu impiantato in addome, nella pancia del paziente. Erano pacemaker che pesavano poco meno di un etto, adesso pesano 20 grammi. Hanno dei cateteri che passano attraverso una vena e arrivano dentro il cuore, mentre il primo pacemaker aveva dei fili che venivano attaccati sulla superficie del cuore. Adesso la procedura di impianto di pacemaker è una procedura che svolgiamo in 40 minuti. Allora il primo intervento durò 5 ore. I pacemaker adesso fanno cose incredibili: stimolano più parti del cuore in maniera fisiologica, si adattano a quello che facciamo. Se noi dormiamo e dobbiamo rallentare il battito, rallentano il battito. Se noi corriamo, facciamo le scale, facciamo attività fisica, aumentano il battito. Possono essere messi sotto una risonanza senza che le parti metalliche diano problemi. Possono eh, registrare elettrocardiogramma, quindi... Tutto quello che succede nel nostro cuore viene registrato e mantenuto nei pacemaker. E poi possono darci informazioni, possono darci informazioni sul nostro stato di salute, registrano il compenso del nostro cuore, sanno se abbiamo aritmie e ce lo segnalano. Un altro passaggio importante e poi la possibilità di avere tutti questi dati storicizzati nei pacemaker praticamente in tempo reale e senza che il paziente venga in ospedale. Il monitoraggio remoto, cioè la possibilità che il paziente abbia a casa sua un dispositivo con cui trasmettere all'ospedale i dati è un fatto concreto e lo usiamo ormai da parecchi anni. Questi dati, fra l'altro, sono ancora più importanti perché vengono mandati con regolarità, quindi sostituendo quello che una volta era il controllo ambulatoriale, ma anche in urgenza. In urgenza vuol dire che se un paziente ha un problema e questo problema richiede una soluzione rapida, il pacemaker capisce che deve inviare subito i dati e alla centrale, dove vengono controllati i dati, possono essere visti questi, questi parametri, questi dati, questi problemi eventuali e si può reagire rapidamente chiamando il paziente, andando a visitarlo, richiamandolo in ospedale, insomma, attuando quello che si deve fare per cercare di risolvere quel problema. Vi presento un po' di dati nostri. Eh, questa attività nel nostro ospedale è cominciata nel 2007. Attualmente seguiamo quasi 2.000 persone con dispositivi che fanno trasmissioni nel nostro ospedale e riceviamo in media 47 trasmissioni quotidiane. Vuol dire che ogni giorno qualcuno di noi controlla 47 pazienti a distanza e nell'arco di un anno riceviamo poco meno di 18.000 trasmissioni. Tutte trasmissioni che vanno controllate, analizzate e sulle quali va presa una decisione della serie ok, va bene così, non c'è un problema, oppure bisogna intervenire per chiamare il paziente, per farlo venire in ospedale, oppure semplicemente telefonargli per comunicargli qualcosa. Sono, come capite, comunque decisioni importanti perché la salute del cuore di questi pazienti è dentro quei dati che riceviamo. A questo noi dedichiamo tre cardiologi e quattro infermieri specializzati che sanno eh, intuire, analizzare, capire i problemi che stanno lì sotto. Tutto questo ha bisogno di una importante organizzazione e di tanto tempo da dedicare. La cosa è diventata ancora più interessante da quando usiamo eh, lo smartphone da quando il pacemaker si può collegare direttamente allo smartphone per comunicarci i dati. Questo è possibile da qualche anno. Attraverso una tecnologia Bluetooth dedicata, i pacemaker sono in grado di comunicare con lo smartphone del paziente. Questo è sicuramente un avanzamento importante nella terapia, ma anche nella gestione non solo da parte nostra, ma anche del paziente e del proprio device. Perché lo smartphone l'abbiamo sempre con noi, se c'è una cosa che non dimentichiamo sicuramente è lo smartphone, l'abbiamo sempre con noi, ormai è un nostro compagno di vita e quindi è in grado sempre in qualsiasi momento di ricevere dati dal pacemaker e di comunicarli a noi. Ma non solo, ha introdotto come dire, una coscienza più approfondita del paziente nei confronti della propria terapia, la sente più propria ha più informazioni, lui stesso sul, eh, sullo smartphone ha dei dati, sa se eh, la trasmissione è andata a buon fine, sa qual è il livello di batteria, sa alcuni dati che sono interessanti per lui. È in grado di, di avere sopra delle informazioni, sa come deve comportarsi in alcune situazioni piuttosto che in altre. Riceve anche delle informazioni che possono essere spedite riguardo appunto alla sua terapia, al suo pacemaker. E questo ha fatto sì che avere una maggior eh, informazione, essere più coinvolto. Avere un coinvolgimento più totale nella propria terapia fa sì che il paziente stia meglio non solo nella percezione della malattia ma anche nel come gestisce tutte le terapie, tra cui il pacemaker. Il primo accoppiamento tra un pacemaker e lo smartphone del paziente lo devo dire con orgoglio, l'abbiamo fatto noi a Negrar il 4 aprile 2018. Il 4 aprile 2018 un pacemaker in grado di comunicare con lo smartphone del paziente ha trasmesso i dati alla, al server centrale da cui noi abbiamo scaricato i dati. Questa è stata veramente una grande soddisfazione ed è stata anche una soddisfazione non solo per noi, ma anche per il paziente. Mi ricordo il caso del paziente: era un paziente anziano che non aveva uno smartphone. Mi ricordo che il figlio gli ha regalato lo smartphone proprio per questo motivo: perché il papà fosse sempre collegato e fosse, come dire, eh, con orgoglio portatore di questa, eh, di questa tecnologia di ultimo livello. Quindi è possibile Essere controllati in maniera più, come dire, più, più a 360 gradi, più in maniera coinvolgente. La, il motivo per cui eh, siamo stati tra i primi, siamo stati i primi a, a fare questa tecnologia, ad applicare questa tecnologia, deriva dal fatto anche che siamo partiti molto in anticipo. Eh, questo che vedete è un'app per, per, per smartphone che ho realizzato nel 2013 insieme a un amico ingegnere, l'ingegnere Sergio Datteri, che saluto con piacere nel caso fosse in linea. Eh, io e Datteri abbiamo, fatto, abbiamo pensato che come dicevo prima, lo smartphone l'abbiamo sempre con noi. Quindi perché non fornire un'app in cui i pazienti possano avere tutte le informazioni che richiedono per gestire il proprio, il proprio pacemaker? Così abbiamo pensato a questa app su cui abbiamo inserito... Uh, vari campi, la possibilità di avere tutti i dati del proprio dispositivo, che pacemaker ho, che cateteri ho, i, i numeri di serie che sono importanti perché se si va a fare un controllo in un centro che non è il tuo, bisogna fornire i dati del pacemaker, altrimenti i colleghi di quell'ospedale non sanno come controllare quel dispositivo. Quindi bisogna fornirli questi dati, averli. Non sempre i pazienti hanno questi dati con sé. Una volta si forniva e si fornisce ancora un tesserino cartaceo, ma molto spesso viene perso, viene, quando lo portano i pazienti a volte è liso, è consumato, non si riescono più a vedere questi dati. Sullo smartphone questi dati vengono sempre conservati. Interessante, abbiamo inserito anche un geolocalizzatore e la possibilità di identificare rapidamente un eventuale centro di cardiostimolazione in cui recarsi, nel caso si stesse male, per un controllo urgente. Per fare un controllo del proprio pacemaker. Il pacemaker come sarà? Questo che vedete piccolino che sta in una mano potrebbe essere un pacemaker del futuro forse, e invece no, è un pacemaker del presente, l'abbiamo già. È un pacemaker grande, vedete, lungo 2 cm, pesa 2 grammi, va inserito direttamente dentro il cuore del paziente, non ha bisogno di cateteri, il solo contatto del pacemaker con il tessuto cardiaco fa da trasmissione dello stimolo eh, al miocardio, al muscolo cardiaco, e quindi è in grado di stimolare il cuore. È veramente piccolissimo, ma non per questo non è, eh, non è tecnologico. Ha una batteria che dura più di 12 anni probabilmente, è in grado di essere controllato anche questo in modalità remota, è in grado di andare sotto una risonanza senza problemi. È veramente un gioiello della tecnologia e non è futuro, è già presente, lo usiamo già nei nostri pazienti con soddisfazione, fra l'altro un paziente che ha un dispositivo di questo tipo non ha neanche nessuna cicatrice, non ha nessun segno di questo pacemaker. Questo è lo stato dell'arte, vedete siamo partiti da un dispositivo che veniva piantato nella pancia con degli elettrodi che correvano dentro il torace e si infilavano dentro il muscolo, a un pacemaker che praticamente non si vede, pesa 2 grammi, e sta tutto dentro il cuore. Devo dire che l'evoluzione in questi anni è stata davvero eccezionale. Il pacemaker del futuro mi è stato già chiesto quale sarà il pacemaker del futuro. Sinceramente, non lo so. Quello che posso dire è che ci sono delle sperimentazioni importanti. Questa, secondo me, è la più interessante: la possibilità che cellule totipotenti possano essere iniettate dentro il cuore e andare a trasformarsi in un pacemaker naturale come quello che tutti noi abbiamo, che si chiama nodo del seno, da cui partono gli stimoli per il cuore. Ecco, la possibilità che queste cellule possano essere iniettate e si trasformino in un pesmec è sicuramente una prospettiva veramente fantastica. Più eh, realisticamente possiamo pensare a pesmec che si autoricarichino e lo possono fare per esempio... Eh, come fanno anche per esempio le nostre auto quando freniamo o quando acceleriamo con il semplice movimento del cuore. Quindi quel movimento del cuore può essere trasformato in energia ed essere eh, usata poi per stimolare il cuore. Aritmie, abbiamo parlato di quando il cuore va troppo lento, parliamo di quando va troppo veloce, ci sono delle aritmie che mettono a rischio il nostro cuore oppure che ci fanno stare molto male. Attualmente, attualmente per eliminarle facciamo quella che si chiama ablazione, cioè è una terapia invasiva per cui entriamo dentro il cuore con dei cateteri. Andiamo a individuare la sede di partenza, il cortocircuito, di solito è un piccolo cortocircuito elettrico che fa partire e sostenere le aritmie e lo andiamo a bombardare con radiofrequenza. Questo ha bisogno di un'organizzazione di sala, operatoria, ha bisogno di parecchio personale. Si possono fare quindi pochi pazienti al giorno, è una cosa lunga, a volte molto lunga. C'è il problema delle radiazioni, usiamo delle radiazioni per visualizzare i cateteri e il cuore del paziente che eh, sul paziente singolo possono pesare relativamente poco, ma per esempio pensate agli operatori che usano radiazioni tutti i giorni per, per, gi per mesi, anni e possono assorbire un numero di radiazioni che può diventare pericoloso. E senza, senza parlare poi delle complicanze, perché lavorando dentro il cuore delle persone ci possono essere delle complicanze che talora possono essere anche abbastanza pericolose. Cosa si è pensato intanto? Sappiamo tutti, ripeto, sui nostri telefonini, sulle nostre auto ci sono i navigatori, c'è questa rete di satelliti che gira intorno al globo terrestre che ci fa geolocalizzare la presenza e ci fa vedere le mappe. Ebbene, un ingegnere molto scaltro ha pensato di a, eh, come dire, applicare questa uh, tecnologia anche al cuore. E quindi, usando la stessa tecnologia, usiamo la geolocalizzazione del cuore, chiamiamola così. Quindi, creiamo delle mappe del cuore senza usare le radiazioni. Questo è un primo passo avanti che stiamo già utilizzando. Quindi, questa è già realtà, non è futuro, questo è presente. Eh, questa che vedete in viola è una mappa di un cuore che abbiamo ricostruito senza usare radiazioni. Usiamo delle, degli adesivi che vengono attaccati sulla superficie del, del corpo del paziente, che fanno quello che per i navigatori fanno i satelliti, quindi ci permettono di creare questo campo elettromagnetico all'interno del quale ci muoviamo e all'interno del quale andiamo a, ri, a ricostruire la mappa del cuore. Poi induciamo l'aritmia e vediamo dove colpirla senza però fare mai raggi. Si chiamano sistemi a raggi zero, quindi hanno eliminato l'utilizzo uh, delle radiazioni, cosa particolarmente utile per gli operatori, ma anche se ci pensate, per le persone molto giovani che sono eventualmente più sensibili alle radiazioni e che molto spesso sono nostri pazienti perché hanno aritmie particolari. Da noi questa attività è cominciata nel 2000. Nel 2010 poi abbiamo cominciato l'ablazione della fibrillazione atriale, che è un'ablazione che si fa nel cuore sinistro, quindi un'ablazione molto delicata, molto importante, sicuramente anche un po' più rischiosa se vogliamo, ma che al giorno d'oggi eh, è molto richiesta perché la fibrillazione atriale è l'aritmia che più frequentemente siamo chiamati a trattare nei nostri pazienti. Dal 2013 lavoriamo a raggi zero e dal 2014 abbiamo iniziato l'utilizzo della crioblazione, che è un'energia nuova che utilizza il freddo intenso per andare a creare le lesioni all'interno del cuore. Facciamo eh, 150, più di 150 casi l'anno di queste procedure. Anche qui però ricostruiamo le mappe, non usiamo più radiazioni, rimangono comunque delle procedure che sono molto rischiose, molto lunghe, impegnano tanto personale, quindi a parte le radiazioni tutti gli altri particolari, le altre difficoltà, le altre criticità che vi ho segnalato all'inizio permangono. Cosa abbiamo Cosa sarebbe l'ideale quindi? L'ideale sarebbe per il futuro una procedura totalmente non invasiva, cioè una procedura in cui faccio la diagnosi dell'aritmia e faccio il trattamento dell'aritmia senza toccare il paziente, semplicemente osservandole e ovviamente applicando delle tecnologie. Questo ci permetterebbe di fare tanti pazienti ogni giorno e quindi accontentare più persone, ci permetterebbe di usare un personale molto più ridotto perché probabilmente basterebbe un medico e un, e un tecnico, non c'è esposizione a radiazioni anche qui e l'esecuzione sarebbe automatica, quindi anche qui eliminando quella che è la variabilità interindividuale legata alla maggiore o minor capacità dell'operatore nel riconoscere e nel trattare le aritmie. Ebbene, il domani come sarà probabilmente sarà ancora meglio di così, però già ci stiamo un pochino avvicinando e già stiamo studiando questa cosa. Vedete nelle due fotografie ai lati questa specie di giubbino che indossa il paziente. Questo giubbetto è un giubbetto cosparso di elettrodi nella parte interna. Questi sono più di 260 elettrodi che, che praticamente tappezzano il torace del paziente. Lì dentro questo giubbetto funziona, come abbiamo visto prima, una ricostruzione del cuore che vedete al centro, una ricostruzione del cuore con tutte quelle freccine rosse che indicano il movimento dello stimolo elettrico all'interno del cuore. Ebbene, noi andiamo a individuare in maniera totalmente non invasiva le aritmie con questa metodica e poi siamo in grado per il momento usando la radioterapia di andarle a colpire. Quindi facciamo una diagnosi assolutamente non invasiva e una terapia completamente non invasiva. Vedete ci sono delle mappe in cui abbiamo ricostruito il cuore. Abbiamo, costrui, abbiamo disegnato su queste mappe l'area dove l'aritmia gira e siamo in grado, applicando radioterapia che, che è generata da questi acceleratori lineari che abbiamo già negli ospedali, nel nostro ospedale ne abbiamo di ultimissima generazione per colpire i tumori, ebbene questa radioterapia, quindi fotoni e elettroni scatenati da questi acceleratori lineari vanno a colpire in maniera chirurgica, precisissima, perfetta, quelle aree che abbiamo individuato all'interno del cuore. È una procedura non invasiva, dura pochissimi minuti, è ambulatoriale, il paziente non ha bisogno di ricovero, viene e se ne va via subito, non ha assolutamente bisogno di anestesia, di nessun tipo di preparazione, è non invasiva ed è priva di complicanze. Questa terapia ci ha permesso di entrare, in, stiamo, siamo entrati dentro un consorzio europeo che si chiama Stop Storm, è un consorzio europeo eh, che ha la, il finanziamento delle, appunto, europeo del... Horizon 2020, all'interno del progetto Horizon 2020, quindi è finanziato dalla comunità europea, insieme ad altri pochissimi centri italiani e a numerosi centri olandesi, tedeschi, francesi. Questo consorzio europeo si ripropone di validare questa nuova terapia e di vedere se ci saranno conseguenze nel tempo per i pazienti. Insomma, questa. questa questo studio, questa nuova terapia, si presenta molto promettente e siamo confidenti che nel tempo potrà dare soddisfazioni ai nostri pazienti, eliminando appunto le aritmie senza sottoporli a, mh, ad ablazioni invasive eh, importanti. Al momento eh, Torno indietro, scusate, solo per dire che questa foto ci sono io con il professor Filippo Alongi che dirige la radioterapia eh, del nostro ospedale, insieme a un suo collaboratore, il, il dottor Jai Levra, che collabora appunto a questo, a questo progetto europeo. Eh, il primo paziente l'abbiamo fatto in marzo 2020. In piena pandemia era un paziente che aveva veramente bisogno perché era devastato delle aritmie e non si poteva fare nessun altro approccio, era veramente intoccabile con altri approcci. Il paziente sta bene, ha avuto un ottimo successo, una netta riduzione delle aritmie. Attualmente abbiamo trattato sei pazienti, sono pochissimi, ma pensate che sono pazienti intanto molto difficili da individuare per il momento, per quelle che sono le indicazioni attuali e comunque. Sono pazienti che hanno anche, siamo in, in una fase sperimentale e quindi non, non è una terapia che possiamo applicare sulla, su vasta scala. La sicurezza è confermata, al momento non abbiamo avuto problemi con i pazienti, i risultati sono da verificare, però i numeri che abbiamo al momento sono più che soddisfacenti per poter essere ottimisti per il futuro. Affronto un ultimo tema nei pochi minuti che mi rimangono. La pandemia sicuramente ci ha fatto capire quanto sia importante il controllo del paziente sul territorio e anche quando non possiamo averlo in ospedale, perché è indubbio che i pazienti sono venuti molto meno in ospedale. E quindi abbiamo usato molto spesso la telemedicina, che è utilissima, ma ha bisogno di regole, ha bisogno di certificazioni, deve essere una tecnologia affidabile e cosa, last but not least, cosa che è importantissima, deve essere economicamente sostenibile. I dispositivi medici, quelli che chiamiamo wearables, sono, ormai fanno parte anche della nostra vita quotidiana. Sicuramente molti di noi avranno qualche dispositivo che, che gli permette di eh, controllare alcune cose, l'attività fisica, il battito cardiaco, molti di noi l'hanno già. E ci sono dispositivi che ci permettono di controllare il battito, la temperatura, l'attività fisica, la glicemia, una serie di dispositivi utilissimi. Quindi i dispositivi li abbiamo già. Ma io penso che avremo cose anche migliori. Questi vi presento solo due esempi molto semplici. Questa è una magliettina che permette di essere indossata: uno la mette la mattina, la lava la sera, la mattina dopo la reindossa e gli può dare un sacco di informazioni, attività fisica, battito cardiaco temperatura, eh, frequenza respiratoria, che poi può gestire eh, comodamente col suo smartphone, può condividere col suo medico, può tenere per propria informazione. Oppure, guardate, questa è ancora una frontiera ancora migliore dei tatuaggi dei tatuaggi che ovviamente sono tatuaggi temporanei, quindi uno indossa praticamente senza sapere di avere nessun, niente addosso e che possono essere appunto collettori e, e possono trasmettere dati. Ma quello che secondo me è molto importante e che mi aspetto dal futuro non è... Che tipo di sensore useremo? Secondo me ne abbiamo già e ne avremo di sempre migliori. Il problema non è la tecnologia. Secondo me, nel campo della telemedicina, il problema è come pensarla, come normarla e come, eh, e come applicarla. Gli scopi vanno definiti: su che popolazione dobbiamo usarla, se dobbiamo fare screening su popolazione sana o su pazienti che hanno già malattie. La tecnologia poi va certificata come pure chi la deve gestire, quindi anche le persone che la devono gestire devono essere, eh, devono fare training e devono essere eh, certificate. Vanno organizzate anche centrali che possano eh, ricevere dati di queste, di queste persone, di questi dati e siano in grado di reagire in tempo reale e bisogna soprattutto, come ho detto, che la telemedicina sia eh, dal da punto di vista tecnico, medico, i sensori eccetera eccetera, sia sostenibile e quindi vanno trovate anche delle soluzioni, delle formule perché questo sia possibile. Vi ringrazio.